Eccomi qui con la seconda parte del video. Scusate se è uno sfogo proprio un po' esagerato, però veramente è una cosa che non, che so, sti capelli, che non sopporto. Dunque, diciamo che mi ero un po' soffermata sul fatto che questi otaku giudicano qualsiasi cosa, giudicano i ragazzini che entrano in questo mondo, dice, cioè. Prima, bene o male, uno diceva già po' minchia perché questi ragazzini si credevano di sapere tutto e invece non sapevano niente. Ok, su questo posso anche passarci sopra, che poi non ho mai incontrato questi ragazzini, però vabbè. Però adesso la cosa è cambiata, ovvero se un ragazzino dice io sono otaku, sono appena entrato in questo mondo, loro non è che danno il tempo di parlare con questi ragazzi, di... Come posso dire, cioè di conoscerli, eccetera. No, gli dicono subito, bah, già comincia, subito, subito. Non gli danno tempo neanche di parlare, di fare niente. Io ho parlato con questi ragazzi e come ripeto, loro sono solo... Cioè, ragazzi, ma non vi ricordate com'era essere otaku? Sì, buonanotte. Com'era essere appena entrati in questo mondo? Che qualsiasi cosa che davamo era speciale, qualsiasi cosa era bello, qualsiasi novità. Cioè, io non ho mai avuto una guida, come ripeto, poi ho conosciuto questi ragazzi, però ormai già ero entrata in questo mondo. Invece questi ragazzi di oggi che entrano in questo mondo vogliono semplicemente dei consigli. E voi invece subito, ah, già cominci a li scartate. Perché? Perché scartarli? Cioè, a me quando li vedo mi ricordano me da ragazzina, a me quando ho appena iniziato a fare i manga, che comunque, come ripeto, compravo quelli che già conoscevo, insomma, conoscevo l'anime, eccetera. E invece voi li bollate subito così e li scartate. Quando invece questi ragazzi a me mi fanno venire una nostalgia di quel periodo, possibile che poi siete nati imparati. Poi, una cosa che non mi piace degli otaku italiani, se così vogliamo dire, è proprio questa cosa, come ripeto, delle scan. Io, ad esempio, non riesco a leggere le scan. Mi ero fatta passare le scan di Kuroshitsuji dalla mia admin su Facebook perché ero, diciamo, ero un po' curiosa, insomma, volevo vedere questo manga. Sapevo che usciva in Italia, però dico, ah, non lo sopporto, non posso aspettare, voglio vedere. Provo a leggere le scan. Dopo 3-4 pagine io non ce l'ho fatta. Innanzitutto le scan non mi trasmettono emozioni, non mi trasmettono niente e mi sembra di stare a vedere veramente la lista della spesa. Poi, leggendo le scan, poi dopo, quando compro il fumetto, non, cioè, già so quello che succede, quello che è, non mi dà emozione. Questa cosa me la trasmetteva anche quando vedevo l'anime e poi leggevo il manga, cioè che già sapevo cosa succedeva e ci rimanevo male. Infatti, una cosa poi, diciamo che infatti io faccio sempre, è leggere prima il manga e poi vedere l'anime, ma a volte questa cosa, certi otaku te lo rendono impossibile. E questi otaku sono gli otaku spoileroni, che lo fanno apposta. Ad esempio, dato che leggete i capitoli, insomma, le scan su internet, non ve ne potete uscire con quello che succede. Prendiamo ad esempio, quando all'epoca, questo ormai lo sanno tutti, muore Jiraiya. Naturalmente le scan l'hanno detto prima, mentre per i manga abbiamo dovuto aspettare un pochino, no? E questa cosa, appena è morto Jiraiya, tutti a fare spoiler su questa morte. Il rispetto per le persone che non leggono le scan, dov'è? Cioè, voi fate tanto... Cioè, queste persone che lo fanno apposta, sto parlando, non parlo di tutti, lo fanno per sentirsi grandi, come per dire, ah, io so quello che succede, muore Jiraiya. Ok, ma come l'hai saputo? Cioè, tramite le scan. E sei una di quelle persone, perché di solito è sempre così, che non ha neanche un manga in casa. E ti senti otaku, ti senti grande perché tu sai che muore Jiraiya. E allora? Cioè, perché lo devi dire? Io, ad esempio, quando una persona mi dice, che ne so, guarda, io sto facendo Naruto. Adesso perché dico Naruto, dato che è famoso, insomma, tutti sappiamo cosa accade, eccetera. E se quella persona a me però, cioè nel senso mi dice subito quello, ah, sai, hai visto, succede questo, quello, quell'altro, io rimango così, cioè gli vuoi chiedere prima,
a che punto sto, che cosa sto vedendo, che cosa non sto vedendo, oppure, cioè, non lo so. Di Naruto abbiamo tre edizioni manga, ovvero la serie nera, la serie rossa e la serie gold. La serie rossa è al numero 50, 51, quant'è? La serie nera, la serie rossa siamo al numero 42, mentre la serie gold dovrebbe stare al 23, 24, una cosa del genere. Tu devi chiedere a una persona, perché ci sono anche chi non vede gli anime sub. Chiedi a che punto sto, cioè a che numero sono, a che capitolo, quello che è, no? Invece no, partono con lo spoiler. Ma mi vuoi prima chiedere? Io, Naruto, sono arrivata all'esasperazione e mi sono vista nel giro di 3 giorni più di 100 puntate di Naruto Shippuden, 100 puntate anche di più, perché non ne potevo più degli spoiler. Mi stavano rovinando il manga in un modo assurdo, allora mi sono dovuta vedere tutto l'anime subito, mentre io volevo aspettare un po'. E invece no, mi sono dovuta vedere tutto l'anime. Perché? Perché la gente ti fa spoiler. Mi è successo anche con un ragazzo mentre facevo Vampire Knight. Lui ha visto le due serie anime. Mi ha scritto: "Ah, ho finito di vedere Vampire Knight". Quando ho visto così, perché erano già mi ha fatto spoiler su Kura Shitsuji. Mentre gli stavo scrivendo: "Non mi dire niente perché io l'anime non lo sto vedendo e sto facendo il manga", lui già mi aveva scritto il finale dell'anime. E questo non è giusto. Questi sono. Io li chiamo gli otaku stronzi perché sono quelli che lo fanno apposta gli spoiler. Oppure esce il capitolo della scan nuova, loro qua ci fanno i link su Facebook senza scrivere né spoiler né niente. Tu leggi lo spoiler, poi dopo quando ti incazzi loro ti dicono: "Eh vabbè, ma è uscita la scan". Ma che c'entra? Io non leggo le scan. E questa è un'altra serie di otaku che odio, perché ci sono quelli che non lo fanno apposta e poi succede, ma ci sono quelli che la maggior parte lo fanno proprio apposta. E poi si fanno anche i grandi, ah, perché io sono otaku, io di qua, io di là, e poi, come ripeto, non hanno neanche un manga in casa. Poi, prima la scusa, come stavo dicendo nell'altro video, era che praticamente non ce la facevano ad aspettare, che compravano solo il manga che gli piaceva di più. E invece, oggi, quando tu gli dici: "Ma come, non dovevi comprare solo il manga che ti piaceva di più?", la risposta è la stessa: costano troppo, non ho i soldi. Come ho detto all'altro video, in 3 mesi non riesci a mettere da parte 4 euro. A me mi sembra davvero una stronzata, scusatemi. Cioè, in 3 mesi non riesci a mettere da parte 4 euro. Ma anche in un mese 4 euro li metti da parte. Come fai a non mettere da parte 4 euro? Cioè, è una cosa impossibile. Non stiamo parlando di 30-40 euro. Dici, vabbè, sono 30-40 euro. Ma, che ne so, 10 euro, ti è, per comprare, che ne so, Bleach e Naruto. Non ci riesci? Cioè, poi, per il fatto che sono trimestrali, ormai quasi tutti i manga sono trimestrali, bimestrali, quadrimestrali, quintimestrali, come cacchio si dice, non, cioè, sono pochi quelli mensili, sono davvero pochissimi, e tu non riesci a mettere da parte 4 euro per un manga. E allora che appassionato sei? Un appassionato, come ha detto Kaji, fa di tutto per mettere da parte i soldi per comprare quella o quell'altra determinata opera, no? E invece non ho niente, neanche per 4 euro. Io mi sveno per comprare i Cortili del Cuore che costa 12,50 euro. Non pensate che perché io faccio tanti manga io ho un sacco di soldi. Non è così. È che rinuncio a parecchie cose pur di comprare manga. È vero che novembre e dicembre ho lavorato, quindi bene o male parecchi manga ho potuto comprare parecchie cose, ma adesso non lavoro più. E faccio dei piccoli sacrifici per comprarmeli. Invece voi, cioè queste persone, almeno non parlo di tutti, parlo di quelli che lo fanno davvero, basta che giudicate, tu sei giappominchia, tu sei questo, tu sei quello, tu sei quell'altro, e loro invece tranquilli neanche si comprano un manga e poi si dicono appassionati, è questo che mi dà fastidio. Come fai a essere? È come un pescatore appassionato di pesca che però non si compra la canna da pesca, ma va a scrocco. Adesso è per dire, perché succede anche questo. Ci sono delle persone che dicono: "Io sono appassionato di pesca", ma non se ne compra neanche una canna. Mio zio va a pesca, ne ha quattro. Mio zio va a caccia, al patentino di caccia, ha cinque fucili. Tu invece che fai? Sei appassionato di caccia, però scrocchi tutto. Oppure sei appassionato di caccia, però gli animali da cacciare li ammazza un altro. Oppure sei appassionato di pesca, guardi la gente che pesca e tutto, li guardi. Cioè, non è possibile. Io penso che bisogna riflettere su queste cose. Riflettete se davvero siete appassionati o no, perché un appassionato qualcosa deve avere. Io sono molto per i manga e per gli anime sì, mi piacciono, però diciamo che
Sono i manga quelli che mi piacciono di più, gli anime li vedo di conseguenza, diciamo così. Cioè, dopo che ho l'anime, mi vedo la dopo che ho il manga, mi vedo l'anime, però con Naruto è impossibile fare una cosa del genere, però vabbè. E ci sono, naturalmente, ho conosciuto anche degli otaku che sono invece in fissa per gli anime, comprano tutti gli anime, eccetera. Hanno anche i sub vita, perché naturalmente, per esempio, Bleach in Italia non c'è, quindi uno che fa solo deve scaricare per forza, ma gli altri anime li compra. Mentre io sono più per i manga, compro i manga, gli anime diciamo vanno un po', diciamo, subito, ho qualche anime originale, però preferisco i manga. Detto questo, scusate lo sfogo, ma era una cosa che dovevo dire, questa cosa di otaku che odiano tutto, che disprezzano qualsiasi cosa non è giapponese, oppure di quegli otaku che disprezzano i ragazzini che entrano in questo mondo, o degli otaku che si definiscono otaku, sempre nel senso della parola appassionato di manga, ma che non ha né un manga né un anime in casa. Detto questo, vi saluto, perdonate lo sfogo, perdonate, diciamo, purtroppo mi dispiace, ma mi irritano queste cose perché non sopporto che si offendano questi ragazzini che invece potrebbero offrirci molto e che comunque sia sono molto dolci e carini. Io li trovo adorabili perché chiedono solamente consigli, invece voi, pa, già comincia, già comincia. Appena vi dicono ho 13 anni, dite già comincia, cioè non è che loro cominciano a parlare e dirvi, ah sì, io sono appassionata, conosco questo, quello e quell'altro, sono una grande di qua e di là, allora lì magari potete dire, no, voi ormai, appena uno dice ho 13 anni, ho appena iniziato, pa, già comincia, sei già comincia, vaffanculo, così dite. Ed è successo perché l'ho visto io. Detto questo, vi saluto. Scusate se i video sono un po' lunghi, ma lo sfogo lo dovevo fare, perdonatemi. Ci sentiamo in un video un po' più tranquillo che forse farò tra un po'. Oggi sono in vena di video, quindi ci vediamo alla prossima. Un bacio a tutti, Keiko-chan.